La diretta di oggi è particolarmente, diciamo, concentrata su un tema caldo che riguarda tutti quelli che hanno una SRL. Io la comincerò così, con un bel ciak. Allora, benvenuti alla diretta di oggi. Controllo che i miei fidi collaboratori mi segnalino che è tutto ok. Per partire, vedo che già gradualmente vi state cominciando a connettere e quindi vi ringrazio per questo. Oggi, 9 ore dopo la diretta di stamani, ritorno online sul canale anche di My Accounting, quindi sono anche sul canale di My Accounting. In questa diretta non sarò solo, con me ci sarà il dottor Gianluca Tommasino, che fa parte del team di My Accounting, con il quale nel corso delle ultime settimane abbiamo affrontato uno studio che si basa sui fringe benefit e quindi sui vizietti che l'amministratore può farsi per andare ad integrare la sua remunerazione principale, che è appunto il compenso. Quindi l'amministratore trova la sua remunerazione nel compenso dell'amministratore, con tutte le regole che conoscete inerenti alla tassazione, gestione separata INPS, laddove è prevista, IRPEF, eccetera. No, il costo, quando qualcuno mi dice sempre: ma quanto costa il compenso amministratore? Dico sempre: ragazzi, se volete prendere 1.000 euro, costa 2. Però, oltre a questo, l'amministratore può giovare di determinati benefit con i quali andare ad integrare quella remunerazione. Penso quindi all'auto aziendale, penso quindi alla casa che ti viene data dall'azienda, penso quindi ai beni che sono prodotti e che vengono assegnati, penso infine ai prestiti che la società può fare agli amministratori in virtù appunto di questo contratto assimilato, o comunque molto simile al contratto di lavoro dipendente. Quindi, da un lato, i benefit rappresentano uno strumento per poter aumentare la remunerazione propria dell'amministratore, da un altro lato, rappresentano anche uno strumento proprio di fidelizzazione e valorizzazione della risorsa amministratore. Quando è che la valenza è duplice in questo concetto? Ovvio che se siamo in presenza di una SRL socio unico con amministratore unico, che è lo stesso socio, non sarà una questione di fidelizzazione, ma sarà una questione di aumentare il perimetro della remunerazione con i fringe benefit. Grazie Roberta per lo sfondo, è la nuova postazione che ho montato da oggi e quindi ho spostato un pochino tutto. Uscirà il video sul mio canale, lo metto poi in descrizione a questo video con tutto diciamo, quello che è avvenuto per costruire questa postazione. Allora, gli argomenti sono tanti, c'è un bel malloppo di roba e cercherò poi di mettere in descrizione al video anche il minutaggio dove si parla dei singoli argomenti che, come ho detto, verranno trattati insieme a un commercialista che è il dottor Gianluca Tommasino, che vado quindi ad introdurre. Ciao Oh, Gianluca, come ciao. stai? Buonasera a tutti. Esatto. È già un pochino che non ci vediamo in live, quindi mi fa piacere averti invitato Sì. su un tema delicato, perché ci sono online tantissimi consulenti che dicono: vai tranquillo, scarichi tutto al 100%, o che vuoi che sia, mettici anche a casa tua, a casa dell'amante, casa e si scarica tutto al 100%. Ma è davvero così, oppure bisogna rispettare determinate procedure e determinate Allora, certo che non è così perché altrimenti sarebbe troppo semplice, troppo facile regole? per E fare noi una che cosa ci stiamo a del genere. fare, E se è quindi, troppo facile? naturalmente, poi bisogna anche considerare il lato, diciamo, da parte dell'amministratore, nel senso che se un compenso, da una parte lo deduciamo, sul reddito dell'amministratore, comunque questo compenso poi dovrà essere dichiarato, quindi dovrà essere messo in dichiarazione dei redditi e farà appunto, ci sarà quell'imposta IRPEF da pagare. In tutto partiamo Allora, appunto. sì, ti voglio chiedere una cosa, no? Partiamo tanto tutto quello, perché si può parlare di prestiti, si può parlare di benefit, ma lo sai qual è la cosa che poi agli amministratori interessa di più? La macchina. Io voglio l'auto aziendale e la voglio figa. Quindi come funziona se io ho un'auto aziendale? Quali tasse ci paga l'azienda e quali tasse invece ci paga l'amministratore? Perché poi in questo concetto, in questo video, noi vogliamo approfondire
quello che costa all'amministratore, cioè, ma io amministratore che mi prendo l'auto aziendale, al di là delle deduzioni dell'azienda che mi interessano il giusto, io amministratore persona fisica, che cosa ci pago se mi prendo come benefit l'auto aziendale? Allora, partiamo, ci sono diversi modi per intestare, diciamo, per assegnare l'auto all'amministratore. Quindi, innanzitutto bisogna dire che il costo, diciamo, il fringe benefit, l'auto assegnata all'amministratore deve essere discusso in assemblea dei soci, quindi non è che l'amministratore può andare lì magari a prendersi l'auto e poi girare con l'auto della quindi sì, vabbè, però ipotesi. Diciamo che il concetto, magari c'è un socio unico e quindi ce l'auto assegniamo, ecco. Vabbè, comunque però, si deve comunque, passare dall'assemblea. Bisogna fare il verbale dell'assemblea, quindi comunque ci vuole quello lì. Partiamo quindi da alcuni casi, quindi ad esempio l'auto che è di proprietà della società e che viene assegnata ad uso esclusivo dell'azienda, quindi ad uso esclusivo aziendale, quindi non l'amministratore quindi non ne fa un uso personale, quindi magari il fine settimana la lascia in azienda e non se la porta a casa, ad esempio. In questi casi naturalmente il costo dell'auto quindi non va a formare fringe benefit, in quanto l'amministratore non ci guadagna nulla, quindi l'azienda andrà appunto a dedurre l'intero costo dell'automobile. Quindi secondo appunto le regole ordinarie, quindi se è un'auto classica, quindi dedurrà il 20%, mentre se è un autoveicolo, quindi... È la deduzione che fa l'azienda, quindi esattamente. Io amministratore uso un'auto, ma non la uso per fini promiscui, perché il sabato e la domenica la lascio parcheggiata, magari può aiutare ad avere un'altra auto di proprietà, eccetera. Esatto. E può aiutare, magari anche può aiutare a non utilizzare il Telepass il sabato e la domenica, e questo è anche uno dei motivi per cui c'è così tanta fila al Telepass il sabato e la domenica, diciamocelo chiaramente, come mai c'è tanta fila al Telepass. Allora, quindi non utilizzo l'auto il sabato e la domenica, lo utilizzo solo per scopi aziendali, ho un'altra auto a casa e quindi l'auto è totalmente utilizzata per fini aziendali, io amministratore non ci pago niente. Mettiamo però il caso in cui io amministratore utilizzo l'auto anche per scopi promiscui relativi a me e alla mia famiglia. Esatto, quindi in questo caso quindi si va, diciamo, a formare un fringe benefit in capo all'amministratore, in quanto diciamo che l'azienda concede all'amministratore quindi di utilizzare un proprio bene e quindi da un beneficio diciamo, all'amministratore. Beneficio che quindi ha bisogno di una valutazione. Economica. Esatto, la valutazione quindi per quanto riguarda, diciamo, questo particolare tipo di fringe benefit è data dalle tabelle ACI pubblicate quindi al 31 dicembre di ogni anno. Queste tabelle quindi hanno un costo chilometrico per ogni tipo di auto, ci sono di svariati modelli di auto, anche quelli che non sono in produzione, quindi sul sito dell'ACI a seconda dell'auto che prendi c'è la tabella e la trovi. Esatto, molto semplice da usare. In descrizione al video mettiamo le tabelle fringe benefit, così il link, così poi ve le scaricate da voi. Poi le guardavo oggi, se voi le scaricate è un decreto con scritto il modello, se voi avete la Fiat Panda degli anni 90 avrà 1,020 a chilometro, se avete la Turbo, Porsche, eccetera, eccetera, avrà un costo più alto che però non potrà essere scaricato tutto perché ci sono dei limiti. Esatto, perché diciamo che il legislatore, per semplificare un po' la vita a tutti, ha detto, vabbè, diciamo che c'è una percorrenza media annua per tutti di 15.000 km, quindi anche se ne fate 30.000, voi comunque andate a calcolare il fringe benefit in base ai 15.000 km. Okay. Poi di questo costo, quindi andate a fare la moltiplicazione, quindi costo dell'auto per 15.000 km, avrete quindi il costo totale. Di questo costo, fino al 30 giugno, potevate scaricare, scusa, faceva Fringe Benefit il 30%. Dal 1 luglio, invece, sono entrate le nuove percentuali, in base, diciamo, al grado di inquinamento dell'auto. Quindi più l'auto inquina, più paghi, esattamente. Quindi diciamo c'è una sorta di premio. Come dice Luca da YouTube, se invece l'auto la noleggiamo, ma la noleggia l'azienda e poi la dà al dipendente, la dà all'amministratore ad uso promiscuo, è la stessa regola. La stessa regola, comunque l'amministratore avrà il fringe benefit che andrà a fare all'amministratore sarà dato da questa tabella dell'ACI,
per il 30% del 15.000 km. Okay. Naturalmente l'azienda andrà a dedursi, diciamo, i fringe benefit più la parte invece che cede questo fringe benefit potrà dedursela al 20%, quindi secondo le regole ordinarie di deduzione degli autoveicoli. Okay. Che figata! Noi dobbiamo trovare il sistema però, Gianluca, te mi devi trovare il sistema, devi trovare il sistema a tutti quelli che ci seguono di scaricare l'auto al 100%, perché noi non li vogliamo fare. Noi vogliamo comprate, se volete scaricare l'auto al 100%, comprate un autocarro, un pick up ad esempio, e riscaricate l'auto al 100% della... Poi ci si mette il cappello da cowboy americano, e si va a pick up. Ma chi, io volevo la Porsche non si può fare autocar, purtroppo, quello lì purtroppo magari una volta potevano immatricolare, c'erano dei modi per farlo. Si mette, invece, se prendi la 911 di Porsche e quattro posti, ci metti la Star, la fai due posti, diciamo, ma è autocarro, è autocarro. Poi ci mettete magari, no, negli anni 90, no, i commercialisti dicevano, ma se te c'è il ristorante, no, ti prendi una macchina, questo ragazzi, questo è vero, allora ti prendi una macchina autocarro, ci tieni sempre dentro due barattoli di pelati, gli dici che ti serve, no. Veramente dicevano questo, non si può fare tutto questo. Se ci vogliamo scaricare l'auto al 100% ci prendiamo un autocarro, ma l'autocarro lo possiamo usare poi il sabato e la domenica? No, l'autocarro no, perché l'autocarro appunto è d'uso esclusivo aziendale, non può essere ad uso promiscuo, ad uso personale, come facciamo ad usare un'auto? Il negozio e l'attività è aperta anche il sabato e la domenica? Anche sabato e domenica magari allora possiamo farlo, però deve essere comunque inerente all'attività consideriamo sempre che ogni costo... La domenica non ci fermano, comunque l'assicurazione... Stesso, tanto per esempio, Roberta vuole scaricare la Lamborghini e secondo me è giusto, perché metti caso che vende videocorsi direttamente da Dubai, può farlo. Sulle tabelle ACI mi sembra che ci sia Lamborghini, però comunque quello lì anche può farlo. No, ma guarda, se te vuoi scaricare la Lamborghini, non c'è problemi, apri un concessionario Lamborghini, compri la Lamborghini e la scarichi al 100%. Esatto. Poi bisogna sempre considerare l'inerenza del costo all'attività dell'azienda, nel senso che non qualcuno che magari non gli serve, non ha un autocarro, non ha un bene strumentale per l'azienda, non potrà mai scaricarsi. Quindi un avvocato che va a comprare un autocarro e dice vabbè, io lo uso per la mia attività. Beh, ma me l'ha fatto apposta, me l'ha fatto apposta, perché mentre ero così stavo già guardando il pick up della Ford, no? Quella che c'ha il mio amico Matt the Farmer, fantastico, quindi se non lo seguitelo, lui c'ha il pick up della Ford, ho detto cavolo, me lo prendo come autocarro. Ma quindi io come avvocato, se devo andare in tribunale uso la macchina, allora perché non posso scaricarla? È quello il fatto. Ecco lì, però le macchine, per il legislatore dice che sono uso promiscuo, quindi quello lì ve le facciamo scaricare in parte, non totalmente. Questa è un po' la... Infatti, come dice Giuseppe da Facebook, dice giustamente, anche se è autocarro va comunque considerata anche l'inerenza con l'attività svolta. Allora, questo è il concetto. Allora, sui veicoli comunque c'è la possibilità di lavorarci. Al di là delle deduzioni dell'azienda, che quello è un altro argomento, ci tengo a dirlo, perché io ho dei video sulle deduzioni dell'azienda, stiamo parlando di quello che costa all'amministratore, quello che ci va a pagare all'amministratore. Allora, rispondiamo all'ultima domanda, poi andiamo avanti, cerchiamo di mantenere vivo lo spirito della live. E chi non ha attività tradizionali, negozi, che non è soggetto a apertura e chiusura, come si regolamenta l'uso non uso? L'uso non uso, comunque se è un'automobile non è autocarro, è uso promiscuo, appunto. Ecco. Non ci sono alternative, voglio dire. È questo proprio il fatto, no. Non è che se te c'è l'autovettura, la lasci lì, dici che ce n'è un'altra schifosa in parcheggio, la finanza dice ah no, mi scusi. Cioè, il problema è che si va sulle classi, se l'autovettura è immatricolata come autovettura tradizionale, e non la può, è considerato l'uso promiscuo secondo un tipo di presunzione e quindi ci si fa poco. Allora, dopo rispondiamo a tutte le domande, quindi continuate pure a farle. Ipotesi numero 2: io amministratore ho bisogno di un pochino di soldi perché voglio fare un investimento, perché voglio comprarmi qualcosa, però non voglio andarli a prendere in banca, e siccome la mia società sta lavorando bene dico senti, ma quasi quasi mi faccio un prestito con la società. Al di là delle varie percentuali, eccetera, si può fare questa pratica? No, e come funziona? Si può fare, diciamo, la società, oppure sia amministratore sia dipendente possono chiedere, diciamo, un prestito alla società. Questo prestito quindi viene erogato e fanno parte, diciamo, una parte degli interessi, quindi non tutto, ma
la differenza tra il tasso che viene fatto meno il tasso, diciamo, di tasso legale degli interessi, questa differenza va a formare fringe benefit, fringe, e quindi è tassabile sul ma se viene e... ma se questo prestito ad esempio viene fatto senza interessi, cioè la società mi dà 10.000 e io poi gli ridò 10.000, ma comunque viene preso il tasso, viene comunque preso il tasso legale, viene preso comunque il tasso legale, quindi io pago il fringe benefit sul tasso legale. Ok, no, questo è secondo me una pratica fondamentale, perché a volte io da amministratore magari ho un bel po' di cassetto all'interno della società, me li prendo in prestito, magari li reinvesto in investimenti, guardate il video di questa mattina, che hanno rendimento al 7-9% anno, ci vado a marginalizzare. Insomma, secondo me sono tutte opportunità che vanno vagliate a seconda del caso specifico. L'importante è capire che non è tutto gratuito, perché c'è un fringe benefit, quindi c'è un beneficio che si ha dalla remunerazione di questo bene, oltre allo stipendio, e su questo l'amministratore deve versare una quota in tasse e anche una quota in INPS. Esatto, sì, naturalmente sul reddito che dipendente oppure assimilato al lavoro dipendente, oltre naturalmente all'IRPEF classico, ci sono anche i contributi INPS su cui bisognerà versare. Quindi questo qui bisogna, in fase magari di assegnazione dell'automobile oppure del prestito o di altre cose, bisogna anche valutare, diciamo, il costo che ha l'amministratore, quindi se conviene diciamo dare all'amministratore quell'automobile, oppure magari l'amministratore dice: vabbè, mi costa troppo perché dopo vado a pagare più in tasse, me la compro direttamente. Okay. Però ci sono delle valutazioni da fare, ogni caso è a parte. Poi comunque in descrizione al video metteremo un articolo di blog che ripercorre e approfondisce tutto quello che abbiamo fatto, quindi lo troverete già disponibile già a partire da domani, quindi verrà messo sotto in descrizione al video. Noi abbiamo tutti gli appunti, ovviamente nella live non diciamo tutto perché cerchiamo di andare sui punti focali e magari rispondono alla domanda. Infatti abbiamo risposto alla domanda di Claudio, che ci scrive: prestito infruttifero, il fringe benefit lo si va a calcolare sul tasso legale, che quanto è? 2,5 il tasso legale, una cosa del genere. Allora, abbiamo parlato di autoveicoli, abbiamo parlato di prestiti, veniamo a un altro punto, a mio avviso molto... Ragazzi, a quanto è figo il microfono qui, no, seriamente. Andiamo a parlare, guardate il video sullo studio nuovo e tutto. Allora, andiamo a parlare di un altro concetto importante, che sono gli alloggi. Gli alloggi possono essere di vario tipo, mi insegna Gianluca. L'alloggio che è già di proprietà della società e che viene concesso o a pagamento o ad uso gratuito dell'amministratore, oppure l'alloggio che viene affittato, preso in leasing, locato, eccetera, dalla società per poi darlo all'amministratore. Anche questo rappresenta un benefit che viene dato all'amministratore. Come funziona la tassazione in capo all'amministratore? Allora, partiamo dal caso in cui magari c'è l'alloggio di proprietà dell'azienda, quindi un immobile che è nell'inventario dell'azienda, che viene dato all'amministratore, viene concesso in uso gratuito. Quindi l'amministratore non paga nessun canone. In questo caso, quindi, l'amministratore avrà da tassare la rendita catastale effettiva più le spese che sono inerenti al fabbricato, che sono state sostenute dall'azienda, ad esempio magari le utenze dell'acqua, della luce, del gas, dei rifiuti, eccetera, eccetera. Quindi l'amministratore pagherà questa, cioè pagherà sulle imposte, quindi pagherà questa differenza. Nel caso invece che c'è una locazione, quindi c'è un canone che l'amministratore dà all'azienda ogni mese, in base a quando è stato stabilito, in carico all'amministratore, quindi ci sarà diciamo la differenza tra il canone dato meno la rendita catastale. Però in quel caso l'amministratore paga il canone. Esatto. E quindi comunque caso. Ma secondo me ai nostri fini ci interessa di più con io penso sempre all'unipersonale, no? E cercare di trovare il modo di remunerarmi attraverso i benefit per prendere meno compenso, così da pagare meno imposte. Sì. Quindi secondo me è importante dirlo, perché va detto, metti caso che tu hai un amministratore che nomini, quindi non c'è comunanza fra soci e amministratore. Allora in questo caso dici: guarda, te lo do un canone agevolato, c'è questo fringe benefit, eccetera. Però generalmente, quantomeno nella mia esperienza, io ho visto la situazione della società che prende in affitto un immobile e lo dà all'amministratore. Innanzitutto, l'unica cosa, diciamo, aderente alla realtà, ragazzi, è che è molto difficile
trovare un immobile ad uso civile abitazione di proprietà di un privato, come quasi tutti gli immobili in Italia, che te lo affittano alla società. Questo è molto complesso perché il privato, se lo affitta la società, non può applicare la cedolare secca e quindi è una tassazione più elevata. Molto complesso quindi trovare un immobile, soprattutto nelle piccole città, trovare un immobile residenziale e affittarlo con la società. Se ci state provando sicuramente siete d'accordo con me. Nelle grandi città magari tanti immobili sono di proprietà delle di immobiliari, di società immobiliari, e quindi in questo caso è molto più semplice, purché non vi si cambi la destinazione d'uso, e quindi occhio ai contratti. Allora, per concludere, le domande che ti voglio fare, se quando è che tu, partiamo dagli autoveicoli, quando è, Gianluca, che tu consigli ai clienti di My Accounting di prendere l'autovettura con la società e non utilizzare la propria? Quando è il caso che conviene prenderla? Perché poi le deducibilità sono limitate. Ci sono i costi di fringe benefit, però tutti lo fanno. Perché tutti lo fanno e quando lo consigli? Quando magari l'autovettura ha un costo molto alto, soprattutto i costi di acquisto e il costo di gestione molto alto. Perché diciamo andiamo un po' a quello che viene tassato in capo all'amministratore, lo andiamo un po' a tamponare con quello che deduciamo dalla società. Quindi se l'autoveicolo ha un costo molto basso, poi magari la deduzione, il risparmio fiscale sulla società è molto basso, magari andiamo a pagare più imposte come amministratore, quindi lì magari non diventa tanto conveniente. Ogni caso un po' è a parte, bisogna considerare. Sì, poi c'è anche un altro aspetto, e io mi collego a quello che hai detto te, che è fondamentale. Metti il caso in cui ti vai a prendere una macchina che di rata ti viene 700, 800, 900 euro, insomma, andarti a mettere un impegno personale di 700, 800, 900 euro vuol dire che te ti blocchi la capacità di debito, e quindi magari se vuoi prendere un mutuo per la casa, eccetera, un'autovettura che ti va a incidere così tanto a livello mensile può essere noiosa. Invece sulla società butti lì, ci paghi qualche tassa in più, perché alla fine i benefit si pagano e soprattutto si paga la responsabilità limitata. Ecco qual è poi il concetto. Per quanto riguarda l'alloggio, invece, secondo te vale lo stesso principio? Anche per quanto riguarda l'alloggio penso che c'è lo stesso principio. Bisogna anche considerare un po' qual è anche l'aliquota marginale dell'amministratore, perché se l'amministratore ha un'aliquota IRPEF molto bassa, però comunque è il 23%. Esatto, 23%, quindi magari di, non lo so, forse si potrebbe considerare di mettere un piccolo canone in modo da tamponare una parte di benefit. Sono dei casi, ogni caso sì, va studiato e messo in diciamo, quindi il concetto è, certo, il concetto è ovviamente sempre quello di ogni caso un caso specifico, quindi nel momento in cui si legge no ma fai così vai tranquillo, no vai tranquillo e stai sereno, non ci piace, vai tranquillo, muori in galera e stai sereno se visto che è successo. Quindi attenzione, valutiamo sempre il caso specifico. Allora Gianluca, io ti ringrazio per essere stato qui con me, e ti ringrazio anche per la produzione di tutti i contenuti che hai fatto e che troverete in descrizione al video a partire da domani, perché ora siamo in live, devo sempre farlo, e quindi se guardate il video già domani, cioè oggi, cioè ora, in questo caso trovi il link in descrizione. Grazie mille per essere stati qui con noi Gianluca, grazie. E ti mando il primo saluto, rimango lì. Eccoci. Allora, avete visto quindi come al variare della condizione soggettiva sia possibile utilizzare o meno un benefit piuttosto che un altro. Quindi qual è il concetto? Il concetto è sempre quello di affrontare con il proprio consulente la situazione di fatto, la situazione del caso. Perché se io vado a prendere, come diceva Gianluca, un'auto come ad esempio un'autovettura con un costo superiore a 50.000 euro, magari le rate mi vengono troppo alte, magari è troppo complesso. Lo stesso posso utilizzare i prestiti per potermi finanziare determinate attività, attenzione poi al benefit che vado a pagare. Lo stesso posso fare con gli alloggi che vengono date. Quindi io vi ringrazio per essere stati qui con me e sulla piattaforma di myaccounting.it. Ho già ringraziato Gianluca, ci vediamo alla prossima diretta con me domani mattina con MyAccounting prossima settimana. Grazie mille per essere stati con me, se ci sono delle domande, like, link, commenti, tutto quello che volete in descrizione, risponderemo a tutto in descrizione al video. Ciao ciao, ciao ciao.